Danny Hobbs, giovane siciliano a Malta, lavori e vivi a Malta, in questo momento stai vivendo ovviamente l'emergenza coronavirus lontano da casa, lontano dalla tua terra. Sono a Malta, vivo a Malta da un anno e mezzo circa. Ora in questo mese, piano piano, abbiamo avuto insomma, i sintomi del corona, si sentiva dal telegiornale, però in realtà nessuno ci credeva. Fino a un paio di settimane fa stavamo tutti bene, io continuavo a lavorare, non c'era nessuna emergenza. Dalla settimana scorsa, tutti gli hotel hanno cominciato a chiudere. Io faccio il bartender, lavoro in un hotel. Il mio hotel ha cominciato a ridurre il personale, la maggior parte li ha licenziati, ha sospeso insomma, il lavoro. Io posso ritenermi un fortunato perché, nonostante tutto, ancora il mio lavoro è bloccato per ora, ho rinunciato al mio stipendio in attesa di 1 o 2 mesi che la situazione migliori. Ho scelto appunto di non tornare in Italia, in Sicilia, da casa, dai parenti, perché non si sa mai come vanno queste cose, se in Italia si è stati 15 giorni fermi in attesa di migliorare la situazione, non è giusto tornare, non sapendo se può essere portatore di un virus o no, quindi è meglio restare nel proprio spazio. In questo momento casa mia per ora è qua, a Malta. Sono restato qui anche perché credo comunque che succederà qualcosa di buono, prossimamente. In questi mesi dovrebbe ritornare la situazione e ricominciare la quasi normalità di lavoro. A Malta devo dire che è un po' si vive un po' lo stato, non di tensione, ma comunque in giro si vede che non c'è nessuno. La città è molto vuota, buia, gli autobus sono scarsissimi. Questo ancora io quando andavo a lavorare me ne accorgevo. Da ora, già dal balcone, vedo che non c'è più nessuno in giro. Non c'è polizia, non c'è allarmismo, non ci sono forze dell'ordine che ti Ecco, obbligano, però. rispetto all'Italia stai vedendo queste differenze, magari ci sono più controlli qui rispetto a quello che riesci a seguire da lì. Sì, certo, seguo l'Italia e devo dire che sicuramente magari Malta ha sentito tanto dall'Italia. Malta vive una grossa influenza dall'Italia, nella moda, nelle persone, in tutto. Vedono sempre la televisione italiana, quindi probabilmente ciò che è successo in Italia all'inizio, io lavorando con in albergo con i turisti confrontavo un po'. Tutti pensavano che l'Italia era il problema, che era la sorta del coronavirus che esisteva solo in Italia, eccetera. Dopo hanno cominciato a capire che l'Italia è stata la prima semplicemente a bloccare tutto. E allora hanno detto forse è il caso di farlo noi, come stanno facendo adesso in tutto il mondo, tutti quanti, in ritardo ovviamente. E Malta, vivendo l'influenza dell'Italia, ha cominciato prima a impaurirsi gli italiani. Il Ecco, c'è discorso di stato un momento in cui si era detto che Malta voleva rispedire soprattutto gli italiani a casa. guarda, fino a qualche giorno fa io vivevo quasi da clandestino, perché in Italia non ho più niente, vivo nel mondo da tanti anni, quindi ho solo una cittadinanza a Palermo. A Malta ho lavoro, pago le tasse, questo mese ancora sto pagando le tasse per l'assicurazione sanitaria, per le residenze, per tutto. Ho vissuto come un clandestino, un extracomunitario, con rispetto per loro, perché siamo tutti extracomunitari in questo mondo. E devo dire che è stata dura perché dal telegiornale le notizie erano: non vi vogliamo, non restate qui, l'assistenza ve la fate a casa vostra, non ci servite, non c'è lavoro. Però fino al mese scorso, se non a questo mese, tutti noi lavoravamo, tutti pagavamo le tasse, tutti servivano perché ognuno di noi è importante nel suo lavoro, nel suo settore. È stato brutto, pesante da digerire questo. Sono rimasto contro tutti, consapevole che magari la settimana dopo sarei stato un clandestino pronto ad essere arrestato o rimpatriato. Però tornare in una nave con altri 200-300 persone, non sapendo chi può avere il coronavirus o chi no, spostarsi da Catania a Palermo, continuare questo viaggio diffondendo qualcosa che posso avere o non posso avere, io non lo so. Quindi è meglio stare tutti ognuno a casa, come dicono per ora in tutti i social, e aspettare la situazione migliore. Adesso si è sistemata questa situazione rispetto, insomma, a questa preoccupazione nei confronti degli italiani o ancora la situazione è un po' Secondo, distante? credo che ora la valutazione sia diversa nei confronti degli italiani. Qua c'è sempre un grande rispetto per gli italiani, ma poi si parlano tutti italiano. Penso che ora abbiamo capito che realmente l'Italia aveva semplicemente preso la situazione avanti di tutti gli altri. Alla fine l'Italia è stata presa ad esempio perché tutti stanno facendo così. Malta, l'Inghilterra, tutto il mondo ora sta
faranno così. Ho molti amici in Russia che ancora sono liberi, però fra qualche giorno cominceranno anche loro a essere a casa. Alla fine, sai cosa penso? Che in realtà, a parte la gravità del virus in sé, stare a casa, se stai bene con te stesso, puoi anche restarci. Pensi, migliori, ragioni su quello che succede attorno a te stesso, tutto quello che può succedere. Anche per il considerarlo in qualche modo un po' un regalo per provare a riprendere delle cose che magari nella frenesia della quotidianità nessuno ha tempo di fare. Assolutamente. Assolutamente. Credo che sia una sorta di rinascimento. Comunque dico, saranno periodi bruttissimi, perché soprattutto in Sicilia tutta la gente di fascia media che lavora giornalmente o settimanalmente o mensilmente per avere uno stipendio, ora cominciano a finire i soldi, capisco chi ha famiglia. Io mi ritengo fortunato perché non ho mia madre, i miei fratelli, ho tutto, però non ho una mia nuova famiglia, cioè non ho una moglie, non ho un figlio, che non è bello, però in questo momento mi ritengo fortunato, perché una cosa è essere solo a casa con un piatto di pasta per una settimana, una cosa per il pensiero di figli e per moglie, quello è sicuramente. Tornerai in Sicilia quantomeno per le vacanze? Certo, quello era in progetto, avevo già progettato di scendere a marzo in Sicilia con la moto, fare qualche giorno, ma arriveranno tempi migliori, possiamo aspettarli. L'importante è aspettarli e essere consapevole che, come in tutti i momenti brutti, sono lunghi e duri, però basta aspettare, col sorriso sempre.